Buonasera Londra. Al gusto ci si abitua. Noi non mangiamo soltanto per ricoprire un fabbisogno fisiologico, ma anche per un'esigenza di gratificazione. Una liberazione di dopamina, di oppioidi endogeni, quindi di endorfine, che ci fanno sentire meglio. E quali sono i cibi che più ci danno piacere, che più ci gratificano? Quelli tendenti al dolce, ricchi di grassi, tendenti al salato, con un'alta densità energetica. Insomma, è difficile essere soddisfatti da questa carota viola. Piccola parentesi, le carote una volta avevano questo colore qua. Se guardate i dipinti di natura morta risalenti a prima del 1700, le carote sono disegnate con questo colore. Poi, attraverso una selezione artificiale, sono andate tendenti all'arancione come le conosciamo oggi. Nel nostro corpo tutto funziona più o meno per up e down regulation. Che cosa vuol dire? Che quando c'è un eccesso di una determinata sostanza, i recettori cellulari che devono captarla diminuiscono. Quindi se noi continuiamo per esempio a mangiare cibi troppo zuccherati, i recettori del gusto del dolce diminuiranno e noi dovremo mangiare sempre maggiori quantità di cibo dolce o sempre più zuccherato per poterlo avvertire. È praticamente un serpente che si morde la coda. Per invertire questa direzione dobbiamo cercare per 8 settimane se vogliamo riequilibrare il gusto del salato o per 12 settimane se vogliamo riequilibrare il gusto del dolce, non aggiungere né sale né zucchero ai cibi e dobbiamo cercare di prediligere cibi naturali come per esempio il finocchio rispetto a cibi elaborati. Una piccola precisazione. Perché si dice finocchio per descrivere un omosessuale? Perché una volta gli oste, nelle taverne, quando un cibo era andato a male, ci aggiungevano del finocchio oppure dei semi di finocchio, perché era coprente e copriva il gusto, e quindi infinocchiavano i propri clienti.